Buongiorno a tutti, io mi chiamo Angela Toscano, mi occupo di marketing e comunicazione presso Rizzoli Education. Oggi siamo al nostro primo appuntamento con Arte di Insegnare. Arte di Insegnare è il progetto di comunicazione che la casa editrice dedica agli insegnanti. Infatti è il progetto che racconta appunto la magia di essere insegnante. Seguiteci sulla pagina Facebook, Rizzoli Education e sul sito dedicato artistforeducation.it, dove pubblichiamo e condividiamo tutte le illustrazioni, i disegni, gli aforismi, le citazioni, gli scritti che gli artisti vi stanno dedicando proprio a voi docenti. Già qualcuno ci ha chiesto se il webinar prevede il rilascio dell'attestato di partecipazione. Ve lo confermo, ve lo invieremo nei giorni successivi al webinar. Oggi è con noi Massimo Birattari, un autore Rizzoli, che ha scritto un libro molto interessante dal titolo provocatorio Invece di fare i compiti. In realtà Massimo è un grande sostenitore del lavoro da fare a casa, solo che ha un metodo tutto particolare per riuscire a far lavorare i ragazzi senza che loro se ne accorgano, anzi facendoli divertire. Passo la parola a Massimo e vi auguro buon ascolto. Grazie Angela, buongiorno. Parleremo quindi, il titolo di questa specie di seminario che faremo è Cose da non fare a scuola, idee magari vecchie ma buone e subito i trucchi per trasformare esercizi e compiti in giochi. È ispirata a questa, naturalmente anche il titolo, come invece di fare i compiti, è un titolo proprio provocatorio perché non è che, siano, che parleremo di cose proibite che non possiamo fare a scuola, ma sono cose da fare. Da fare non a scuola, al di fuori della scuola, ma che hanno delle positive ricadute anche sul lavoro scolastico. Il libro di cui parlerei, da cui sono tratte gran parte delle idee di cui parleremo, è questo, invece di fare i compiti, 27 idee in mezzo per divertirsi come matti e scoprire un sacco di cose. Non è un libro scolastico, è un libro di varia, diciamo, indirizzato a ragazzi tra, diciamo, la terza elementare, la seconda terza media, insomma, tra la metà della scuola primaria e l'intera secondaria inferiore. È un libro che è una miniera di idee, sostanzialmente. Idee che i ragazzi sono chiamati, questo è un libro che i ragazzi possono leggere o fare, perché è un libro da fare più che da leggere, per conto loro, ma che vuole fornire anche delle idee agli insegnanti. È il filo conduttore. La cosa fondamentale è da dire è che io non sono un insegnante. Io lavoro da 30 anni in editoria e sono un esperto, diciamo, di italiano scritto, italiano pubblicato, sostanzialmente. Però da un bel po' di tempo, lavoro da molto tempo per l'editoria per ragazzi anche, e prima attraverso dei libri di storia e poi per dei libri, soprattutto sulla grammatica e su italiano. Mi sono trovato a essere in contatto con la realtà della scuola. Io negli ultimi 6 anni ho fatto più di 300 incontri con i ragazzi, ho incontrato circa 24.000 ragazzi, soprattutto a scuola, oppure nelle librerie, nelle biblioteche e così via. E quindi ho anche incontrato naturalmente molti insegnanti, in una situazione ovviamente privilegiata dal mio punto di vista, perché io arrivo dal di fuori a fare il simpatico, a proporre delle attività che invece non sono la cosa giornaliera, no? Però proprio per questo credo che sia utile fare uno scambio, insomma, tra le cose che propongo io e quelle che fate voi a scuola. Queste sono l'indice del libro. Come vedete, ci sono attività da tutti i punti di vista. La cosa fondamentale è che queste attività nascono da un'idea, cioè dall'idea di comunicare delle passioni, no? Io credo che un buon modo per coinvolgere i ragazzi a fare cose interessanti, per stimolare il loro naturale desiderio di apprendere, sia comunicare delle passioni, parlare di cose che ci piacciono, no? E che sappiamo e che ci sono piaciute quando eravamo ragazzi e di cui abbiamo sperimentato anche il potere formativo in qualche modo. Allora, per esempio, una delle attività che propongo è questa delle bandiere, cioè è un quiz sulle bandiere. Il libro è in bianco e nero, queste bandiere sono la base del lavoro che poi ha fatto la disegnatrice bravissima che si chiama Ilaria Paccioli. Se volete guardare queste bandiere prima che vi faccia il quiz, vi rendete conto che non sono facilissime.
può darsi benissimo che qualcuno voi non la conosciate. Perché ho fatto un'attività sulle bandiere? Perché a me da bambino piacevano molto le bandiere ed è una cosa che ho sperimentato, piace comunque a molti. C'è forse questo gusto araldico, no? Dell'infanzia, di inventare stemmi, medaglie e così via. Io ho passato la mia infanzia, sono degli anni 60, con l'enciclopedia Conoscere, veramente strumento formativo fondamentale della mia infanzia. In cui c'erano un sacco di queste immagini, appunto, di bandiere e così via. L'attività è quella, la vedete come nel libro, di proporre delle bandiere difficili, ben riconoscibili per particolari caratteristiche di forma, perché no, i colori non si vedono. Proporre a fianco una serie di caratteristiche delle singole 12 nazioni di cui si parla le bandiere. Vedete, per esempio, che ci sono quelle, per esempio, tra quelli che vedete lì, adesso un attimo che le trovo perché non ci vede, una nazione che dà il nome a un bellissimo albero, una nazione che ha nella bandiera la foglia di un albero che diventa rosso d'estate, una nazione che ha fornito i vincitori delle gare di velocità, delle ultime tre Olimpiadi e così via. Quindi sono degli indizi per stimolare, per aiutare a identificare le bandiere. Ma perché parlare di bandiere? Perché in un'epoca in cui, per esempio, oltre perché mi piacciono naturalmente le bandiere, in un'epoca in cui si dice che esiste una grave emergenza a scuola che riguarda la geografia, le bandiere sono un ottimo strumento per parlare di geografia, per parlare di caratteristiche del mondo, per fare in modo che i ragazzi si orientino, nel mondo anche attraverso le bandiere. Vedete poi alla fine, nella pagina successiva, c'è uno schemino in cui, siccome non sono troppo crudele, metto i nomi delle 12 nazioni a cui bisogna associare naturalmente bandiera e caratteristica elencata nella pagina precedente. Alla fine di questo lavoro, sicuramente i ragazzi si saranno interessati, avranno avuto degli stimoli. E, se non e poi un'attività conseguente è quella di colorare le bandiere con i colori giusti. Siccome un altro principio di questo libro è proporre sempre attività il più possibile multidisciplinari, c'è nelle pagine seguenti l'offerta di vari schemi di bandiere, schemi esistenti, che sono quelli in basso a sinistra, no, modelli tipici nella prima riga in alto a destra, pure schemi di strani, di strane forme geografiche, geometriche all'interno delle bandiere, oppure rettangoli bianchi in cui i ragazzi possono inventarsi le loro bandiere attribuendo ai colori e ai disegni i simboli di loro gradimento. Quindi è un'attività in cui si parla di geografia, si parla di disegno, si parla di fantasia, sì, perché ovviamente evocare certe realtà lontane è uno stimolo per la fantasia, realtà di tutti i giorni, che hanno a che fare con lo sport, con l'economia, con il turismo e così via, è un modo molto semplice e naturale di fare un compito legato alla geografia, pur non facendo un compito. Altra attività che riguarda le passioni, in qualche modo, è inventate storie di paura per tenere alla larga fratelli e sorelle minori. Cioè, il pretesto è, volete starvene da soli in camera vostra, inventate una storia ambientata nella vostra stanza per tenere lontani le piccole pesti che vivono con voi. Allora, questa è una delle attività, vedete alcune, poi ne vedete alcune di queste storie di paura, che sono tra degli incipiti di storia di paura, per esempio quella dell'orsetto mannaro, che dice: oggi è il giorno dell'orsetto mannaro in cui tutti i peluche si trasformano in belve serate di sangue, vedete lì un peluche con il coltellaccio. Una volta era un semplice bambolotto, sembrava un gnocco neonato come tanti, all'improvviso però è stato posseduto da uno spirito maligno e si è messo a rotolare la testa e a sparare fiammate dagli occhi. Ci sono vari altri fantasmi, ranghi velenosi, mostri che si nascondono nella cassettiera dei pigiami. Io questa attività l'ho fatta dal vivo, presentando a ragazzi sia di, diciamo, quinta elementare che di prima e seconda media.
sono venute delle cose molto più truci, naturalmente, di quelle che avrei immaginato io, perché i ragazzi piacciono le story horror, sono anche molto abituati a vederle sia attraverso i videogiochi, sia attraverso i film o le storie e così via. Lo scopo di questa attività potrebbe essere quella, tutto sommato, di sublimare una cosa assolutamente normale, che è appunto un'attività quotidiana, la vicinanza con appunto l'orrore che hanno questi ragazzi, indirizzandoli magari a riflettere dal punto di vista della scrittura anche alle caratteristiche del genere, perché questi sono piccoli suggerimenti per scrivere storie, naturalmente. Sono storie, sono esercizi di scrittura creativa guidata. In realtà questa vicinanza con l'orrore è una cosa assolutamente normalissima, che si vede tranquillamente nelle fiabe di Perrone, nelle fiabe dei fratelli Grimm, che sono in realtà in origine non destinate ai bambini e molto spesso veramente truculente, no? Ma è anche una buona attività appunto per esercitare la fantasia. Io poi, siccome sono, no, metto le mani avanti, ho fatto questa specie di disclaimer, no, alla fine, in cui dice che l'autore di queste pagine non crede nell'esistenza dei primannari, i vampiri, maledizione degli etruschi e così via, però pensa che tutte queste cose, vampiri, primannari e maledizione degli etruschi e degli egizi, siano ottimi ingredienti per inventare delle storie. Quindi io in questo modo metto le mani avanti e sono molto favorevole alla diffusione della cultura scientifica, però anche credo che sia utile fornire degli stimoli per la scrittura attraverso un genere molto vicino ai gusti dei ragazzi. Passiamo allora a una cosa fondamentale, però, il fatto che queste attività sono dei suggerimenti, no? Sono degli spunti che qualunque insegnante può utilizzare per i propri scopi. In particolare, io ho fino adesso fatto questo libro, è uscito a giugno del 2017, quindi non c'è stato tempo per provarlo molto nelle classi, però io ho incontrato la settimana scorsa a Roma tre terze della scuola primaria che avevano letto il libro, avevano lavorato sul libro. Gli insegnanti qui hanno utilizzato proprio gli spunti dei mostri e delle storie di paura per far fare queste attività molto belle ai loro ragazzi. Questo, vedete, è una specie di libro formato da alcuni fogli di cartoncino blister piegati con incollate opere dei ragazzi. Il titolo è Quando ci scappa il mostro. Gli insegnanti hanno invitato i loro ragazzi a inventare dei mostri con cui loro devono fare i conti, no? Dei mostri che vivono dentro, con cui che minacciano la loro stessa vita. Cioè, è un'esercitazione, una riflessione molto logica a quell'età sulle proprie paure, no? E su quelle cose, oppure sulla propria personalità, su cosa ci piace e cosa non ci piace della nostra personalità. I ragazzi hanno inventato una serie di mostri disegnati e scritti, ve ne faccio vedere alcuni particolarmente significativi. Questa è Miss Competizione. Miss Competizione, dice questa bambina che si chiama Anita, la mia acerrima nemica, mi attacca sempre a scuola perché se qualcuno fa un lavoro meglio di me salta fuori a dire eccomi qua a far competizione, la cui è ancora in corso, ma crescendo imparerò a tenerla bada, no? Oppure questi altri due, uno è Stufatonius, prossimo. Mostro, Stufatonio, c'è un mostriciattolo che passa tra le cose, soprattutto quando si devono fare i compiti, e allora in quel momento attacca, corre veloce come un treno. Per sconfiggerlo devi solo fare i compiti, giustamente, dice Chiara. Oppure Carlotta, Paurianus è un mostro che ti fa passare il coraggio, ti sale sull'orecchio e dice non provarci, guarda che quella cosa cadrà di sicuro, per sconfiggerlo devi contare e fare un respiro profondo. In pratica il suggerimento del libro, cioè di raccontare storie di paura, è stato utilizzato dagli insegnanti per far riflettere profondamente i ragazzi su alcuni aspetti del proprio carattere, no? E mi sembra un modo molto brillante e intelligente e anche uno stimolo interessante per la scrittura, naturalmente, per scrivere di sé, inventando contemporaneamente e quindi trasferendo anche nel regno del fantastico delle cose che invece fanno parte proprio del carattere, della personalità. Un'altra classe invece ha usato letteralmente invece
un'attività che c'è nel libro, che è quella, mi metto nei panni di un animale, quindi racconto il mondo dalla parte di un animale. Qui in questo caso i ragazzi hanno fatto una serie di immagini e di disegni in cui sceglievano un animale in cui immedesimarsi e per ogni animale dicevano sono triste quando, per esempio, cioè, oppure sono felice quando, per un topo, sono felice quando riesco a infilarmi in un buco e scappo al gatto, e naturalmente simmetricamente per il gatto sarà triste quando il topo si è infilato nel buco e si è sottratto ai suoi artigli. Però, oltre a questo, che è un'attività che c'è nel libro, gli insegnanti hanno fatto questo animal coding, in cui hanno fatto, io non so esattamente cos'è il coding, ma lo so ben loro, però si capisce naturalmente guardando queste immagini, cioè hanno trasformato delle figure di animali attraverso trasformati praticamente in pixel per creare queste immagini come se fossero composte da tanti pixel. È un'attività a cui non avevo pensato, a cui non ho pensato gli insegnanti. È la dimostrazione che appunto tutte che questi stimoli funzionano in tante direzioni. Passiamo a un'altra attività, su tutti amici e parenti sfoggiando paroloni. No? Allora, in questo caso i paroloni che presento sono in questo caso sono parole che derivano da nomi propri, no? Per esempio, la Palissiano, Pantagruelico, Titanico, Mefistofelico, Salomonico, eccetera. In questi casi, cioè, per ciascuna di queste parole c'è una descrizione del significato e della storia di questa parola. Anche in questo caso, in questo incontro con i ragazzi, alcuni mi hanno chiesto: ma dove le trovate tutte queste parole? E io ho spiegato che le parole si incontrano leggendo, e poi magari quando uno incontra una parola che non conosce e va a cercarla sul vocabolario, scopre delle strane storie di parole molto interessanti, che oltre ad imparare una parola nuova, impariamo la storia che c'è dietro questa parola. E a cosa serve imparare parole nuove? Serve, per esempio, con questo piccolo esempio che ho messo nel libro, una piccola conversazione su WhatsApp in cui un bambino chiede nel chat familiare alla mamma cosa si mangia stasera, e la mamma risponde broccoli, e il bambino risponde orrore, raccapriccio, con la faccina inorridita, no? Anche lì ho spiegato, voi potete dire tranquillamente mi fanno schifo i broccoli, a parte che i broccoli fanno bene ed è una buona cosa mangiarli. Però se voi usate delle parole difficili, sicuramente potete fare più impressione sui vostri genitori e ottenere gli scopi che vi stanno a cuore. E quindi io proponevo appunto una serie di riflessioni e esercitazioni su una serie di parole non comuni, no? Non difficili in sé, però non comuni, come per esempio antidiluviano, asfittico, esasperante, inesplicabile, obsoleto, rocambolesco, soporifero, truculento. Allora, qui c'è, dietro questa attività c'è naturalmente anche il fatto che io ho fatto libri sull'italiano, quindi ho una certa qua dimestichezza con queste cose che riguardano i ragazzi. Sono andato però sul presupposto che è vero che molti ragazzi non hanno un vocabolario ampio e che fanno fatica anche a capire parole che sembrerebbero normalissime. Però io penso che sia un utile principio didattico quello di non sottostimare le capacità dei ragazzi. Cioè, i ragazzi molto spesso ci sorprendono, oppure semplicemente può succedere che in una classe ci siano due o tre ragazzi particolarmente dotati per le parole, come ne esistono alcuni particolarmente dotati per la musica, altri per il disegno, altri per lo sport e così via. È giusto che anche questi ragazzi abbiano la possibilità di sviluppare il loro talento, no? E questa riflessione sulle parole esiste. Per farvi vedere appunto che i ragazzi possono sorprenderci, in questo incontro un ragazzo mi ha chiesto: ho notato che in questo libro ci sono stati usati due caratteri, un carattere normale, e invece alcune parole sono scritte in un altro carattere. È stata una tua scelta o una scelta della casa editrice? Allora, naturalmente, di fronte a ragazzi che fanno domande di questo tipo, uno si mette è molto felice, dice: ho trovato qualcuno a cui raccontare delle cose interessanti, naturalmente. E quindi, però, questo principio, secondo me, è fondamentale: offrire anche qualcosa in più rispetto a quello che i ragazzi si aspettano, perché può darsi che certi semi diano alla fine frutto.
E a proposito del frutto dato sull'utilizzo diciamo, di attività attraverso cioè, stimoli dati dal libro per attività didattiche, vi faccio vedere questo tabellone, insomma, un grande cartellone largo più di 1 metro, fatto da una maestra, dopo aver letto un mio libro sulla grammatica. Lei ha scritto, lei, la maestra, una lettera che derivava dal libro, piena di errori di ortografia, o di sintassi, o di coniugazione di verbi e così via, no? L'ha appesa alla parete della scuola, della classe, e ha chiesto ai ragazzi di correggerla. No? I ragazzi all'inizio naturalmente erano addirittura, diciamo, quasi spaventati all'idea di correggere la maestra, e poi invece hanno cominciato a prenderci gusto, e la maestra diceva non si sono accorti che in questo modo, in questa attività che non sembra un compito, hanno ripassato tutto quello che noi avevamo fatto fino a quel momento, no? Quindi anche cose estremamente, diciamo, poco fantasiose e che richiedono comunque una certa qual dose di fatica, come la grammatica, si prestano a un trattamento non standard in qualche modo. In questo caso la maestra diceva, a un certo punto mi sono accorta, una bambina mi ha corretto una cosa che io non mi ero accorto di aver sbagliato, no? Quindi anche in questo caso possiamo usare questi stimoli per tirar fuori il meglio dai nostri ragazzi. Dicevo appunto l'importanza di trasmettere delle passioni, no? A me sono sempre piaciuti molto i mostri medievali che si vedono sulle cattedrali, eccetera, oppure sulle pietre. E così via, mi sono sempre piaciuti e secondo me funzionano anche benissimo per insegnare un sacco di cose, ma anche questa è un'attività estremamente multidisciplinare, questa di collezionare mostri medievali, cioè durante una gita in una città antica, oppure in un museo, oppure anche semplicemente navigando sul web, trovare strani mostri e inventare, fare una specie di carta d'identità di questi mostri, descrivendo le loro caratteristiche e inventando delle storie o riflettendo sulla personalità di queste creature, no? In questo caso sono mostri medievali, uno quella lì a destra, quella grossa sfinge alata piuttosto ciccia, si trova a San Nicola, sulla facciata di San Nicola a Bari, quello a sinistra invece è un mostro sul timpano di una chiesa romanica in Francia. E quindi l'idea, naturalmente, quello è un centauro invece che si trova qui vicino a dove abito io, cioè a Santa Maria del Tiglio Gradedona, sul lago di Como, una bellissima chiesa medievale in cui ci sono delle incisioni antiche, insomma, tra cui questo centauro con l'arco, no? A che cosa serve un'attività del genere? Serve appunto a parlare di storia, a parlare di religione, a parlare di arte, a inventare storie, perché naturalmente delle creature fatte in questo modo per forza evocano delle storie, le chiamano, no? Vedendo una creatura del genere per forza deve pensare a una storia legale che la veda protagonista. E anche il disegno, naturalmente, perché a questo punto ci sono anche delle idee per creare dei mostri che non esistevano prima. Questa attività, appunto, è una passione mia, molto facilmente comunicabile, per esempio l'esercizio di scrittura creativa, che ha avuto sempre molto successo e che ho messo in un altro mio libro, è Creiamo un animale fantastico. Naturalmente si comincia mostrando animali fantastici che sono ben noti, per esempio in questo caso un drago che è un corpo di serpente con degli artigli da lucertolona e delle ali da pipistrello gigantesche, oppure un grifone con il corpo di leone e la testa di ali d'aquila, oppure ancora la chimera d'Arezzo con il corpo di leone e la testa di capra al centro del dorso e la coda fatta con un serpente con la testa, e sulla base di questi animali inventare dei mostri e degli animali fantastici nuovi e inventare delle storie che li vedano protagonisti. Diciamo che questo libro, come gli altri miei libri, semplicemente vogliono fornire agli vogliono aprire il mondo della scuola alle realtà che ci sono attorno a noi. È una cosa molto utile e molto positiva, secondo me, che le cose che noi impariamo e vediamo al di fuori della scuola
vengano utili anche a scuola e che le cose che ci insegna, che gli insegnanti spiegano durante le loro lezioni, riusciamo a vederle al di fuori, nel mondo vero. E questo è proprio il senso fondamentale di questi libri, scritti per ragazzi e per insegnanti, che non sono libri di scuola, non sono scritti da un insegnante, ma puntano appunto a stabilire un rapporto fertile tra il mondo della scuola e tutto quello che c'è intorno. A questo punto forse possiamo dare spazio a qualche domanda, Sì. se sono arrivate. Adesso me le leggo, anche perché sono andati 25 minuti. Allora, una domanda che dice, anche se in parte hai già risposto, come si possono collegare questi giochi con la normale attività didattica in classe? Sì, allora devo dire che alla fine del libro, in questo caso, c'è proprio una specie di piccolo indice analitico, non è sotto forma di postfazione, diciamo. Però si dice le cose che hanno a che fare con queste attività, come ho messo i numeri, hanno a che fare con l'aritmetica. Non ne abbiamo parlato oggi, però qui ci sono anche molte cose che hanno a che fare anche con l'aritmetica, le scienze e così via. Queste altre hanno a che fare con la storia, queste con la geografia, queste con l'italiano, queste con l'arte e così via. Quindi diciamo poi il metodo, l'idea, qui sono semplicemente delle idee fornite, messe a disposizione. Servono proprio anche a generare altre idee. La cosa importante, secondo me, è che molto spesso le cose che ci sono nei libri di scuola e le cose che facciamo a scuola hanno una specie di stigma, un segno che le caratterizza come cose che si fanno a scuola, quindi cose noiose, quindi cose che richiedono una fatica e un giudizio, no? In realtà tutte queste attività, secondo me, servono anche a togliere quest'aura un po' negativa, no? Legata al mondo della scuola, se però parlando di cose che sono utili al mondo della scuola, che è utile sapere. Io trovo che la cosa fondamentale della scuola, ripeto, sia trasmettere oltre che conoscenze, oltre alle competenze, delle passioni e degli interessi. E lo scopo è questo. C'è chi ci chiede anche come potrebbe essere un'attività relativa alla matematica nella scuola primaria. Io qui ci sono, anzi, vi faccio vedere attraverso, non so se volete vedere perché siete un po' piccoletto, però per esempio qui c'è la seconda attività, una cosa che anche questa devi vedere. Delle strane cose che succedono in televisione, diventate campioni di freccette. Io intanto mi sono fermato a guardare su qualche canale Eurosport e così via, questi i grassi campioni di freccette di pub inglesi che fanno il campionato mondiale, eccetera. Il gioco delle freccette inglese, però, dal punto di vista aritmetico, è molto interessante perché il quadrante è diviso in 20 spicchi, no? I 20 spicchi numerati non in ordine da 20, da 1 a 20. Esatto, da 1 a 20. Poi ci sono degli c'è un anello, c'è il punto centrale che vale 50 punti e la coroncina attorno al punto centrale che vale 25. E poi ci sono due anelli, questo esterno che è del doppio, quindi vuol dire che se uno colpisce questo anello bisogna duplicare il valore di quel segmento, se invece colpisce all'interno di questo anello bisogna triplicare. Quindi il gioco consiste nel partire da 501 punti e arrivare a zero, non arrivare a zero nel senso anche superare lo zero, no, arrivare esattamente a zero, altrimenti non funziona. E quindi i campioni che hanno tre freccette per turno, diciamo, devono fare oltre ad essere avere un'ottima mira, devono anche essere dei bravi calcolatori, devono calcolare esattamente quale combinazione li porta più velocemente a fare 501 punti. Naturalmente io qui spiego, questo gioco non fatelo in camera vostra perché dopo carellate tutta la parete, eccetera. Però anche se non si fa veramente, si può fare per finta per fare delle somme e delle moltiplicazioni a mente, per esempio. Oppure altre cose, un'altra attività, andare al mercato, no? Andare al mercato serve per andare a vedere quante cose ci sono al mercato, le cose ordinarle per cose colorate. Stabilire quanto pesa in media che so, un melone o un pomodoro sulla base di quanti ce ne sono in un chilo. Quanto costa in media una noce, un'anguria, sempre facendo moltiplicazione e divisione. Anche in questo caso sono attività per collegare i calcoli a delle realtà molto concrete, far vedere che l'aritmetica non è solamente una sequenza di calcoli, ma ha a che fare anche con la realtà.
Ho visto, per esempio, qualche giorno fa che mi pare a chi volesse milionario, una concorrente stava quasi a sbagliare perché non sapeva che moltiplicando qualunque numero per zero si ottiene zero, quindi vuol dire che tutto quello che ha a che fare con il calcolo, eccetera, è benedetto, no? E quindi qui ci sono anche un po' di attività. Un'altra insegnante ci chiede qualche suggerimento per la grammatica, analisi del periodo. No, scusa, aspetta. Qualche attività per insegnare la morfologia o la sintassi della frase semplice e complessa. Allora, io ho scritto dei libri per ragazzi che si chiamano Multigramma, la grammatica di Salvatore della vita, in cui ho parlato, in cui diciamo è più facile fare le cose divertenti, ovviamente, sull'ortografia, la morfologia di sicuro. È possibile anche fare delle cose sull'analisi logica, eccetera. Io penso che la cosa fondamentale sia familiarizzare i ragazzi con una lingua semplice, diretta, precisa, no? Ed è la lingua che io cerco di usare in questi libri, naturalmente. Io cerco di usare una lingua non troppo piatta, non troppo banale, come avete visto prima con le parole difficili, eccetera, però una frase molto, delle frasi molto chiare, delle indicazioni molto precise. Quindi diciamo che dal mio punto di vista di non insegnante, io l'aiuto che posso dare è quello che ha a che fare da un lato appunto con la morfologia, eccetera, ma dall'altro con la lingua, una lingua precisa viva. In questo caso, in questo libro, una delle prime attività è quella di cucinare con i nonni e quindi alla fine scrivere una ricetta con il piatto che ci ha insegnato la nonna o nonno. Scrivere una ricetta è un potente esercizio di logica e di comunicazione chiara. Alla fine non si impara l'analisi del periodo scrivendo una ricetta, però si impara a scrivere bene, in ordine e con chiarezza, cosa estremamente utile perché se poi questi ragazzi dovranno scrivere i manuali, per esempio, per il quadro di un'automobile, non scriveranno quegli obbrobri che scrivono, che ci troviamo in mano adesso, naturalmente, che sono praticamente illeggibili. Tutti i manuali di istruzione sono veramente poco chiari. Se noi impariamo a ragionare e a esprimerci con chiarezza attraverso queste semplici attività, ripeto, non impareremo le definizioni della sintassi del periodo, però sicuramente useremo bene le proposizioni che ci servono per comunicare Siccome il tempo è quasi in scadenza, direi di rispondere all'ultima bene. Sì. domanda che ci chiede per quale target è rivolto il nostro libro. Allora, questo libro è proprio pensato. Proprio ci siamo concentrati sui ragazzi, diciamo, della terza, quarta, quinta primaria, prima e secondaria, ma anche terza da quel punto di vista. Quindi diciamo un'età che va grosso modo dai 9 ai 13-14 anni. Questo è proprio il target. Volevo dirvi, se volete farmi altre domande, io metterò la registrazione di questo webinar sul mio blog che si chiama www.grammarland.it. Lì c'è una sezione di commenti, sono delle domande che voi scrivete le domande nella sezione dei commenti, le domande arrivano sulla mia casella della posta e io vi risponderò. Vi ringrazio molto, arrivederci.